Stiamo andando a provare la California Tea sulle strade del rally di Monte Carlo. Aspetta la salita al Col de Buri. Questa prima parte stiamo sfruttando principalmente le doti di ripresa del nuovo V8 Ferrari, caratterizzato dalla gestione variabile della coppia. La vettura dispone di una spinta piena fin da 1500 giri. La spinta arriva in modo immediato. In pratica i vantaggi di un motore turbo senza il tipico ritardo nell'erogazione. Ora il percorso diventa più corposo, va aggredito girando con più decisione. Valentino in sport. L'assetto è controllato, fermo. Lo sterzo diretto per un inserimento preciso con il minimo sforzo e il minimo input volante. I freni carboceramici di terza generazione sono sempre pronti, potenti, modulabili. Ancora un tornante, non c'è fading, grazie alle nuove pastiglie, un tornante sempre prevedibile, estremamente modulabile. Qui apprezzo nel frattempo moltissimo le sospensioni che copiano un fondo abbastanza sconnesso, preferibile forse utilizzare il tasto di accoppiamento per mantenere una ottima copiatura degli avvallamenti della strada. La guida cittadina, la California T si apprezza al meglio con il cambio in modalità automatica. Il motore è incredibile, spinge fin dai bassi, non è necessario andare forte, però è bello sapere che lo puoi fare. Caro Igor, sappiamo che ti piacciono le supercar. Per celebrare i 10 anni del tuo oro olimpico, vogliamo quindi invitarti sulla nostra pista di Vairano per una giornata un po' speciale. Ti aspettiamo quattro ruote. La promessa di Ginevra 2014, cioè quella di avere dei nuovi modelli Aston ispirati nel look e nella meccanica alle corse, è stata mantenuta.